Il Montorio di De Amicis vuole provare ad accedere direttamente alla finale playoff, evitando la semifinale con il San Gregorio, dunque 3 punti sarebbero più che utili. Il Pucetta, senza il punto ottenuto contro il San Benedetto Venere, sarebbe costretto a vincere, invece può provare a giocare a mente sgombra, con la volontà di concludere al meglio la stagione. Il Pucetta all'ultimo deve rinunciare a Brassetti, defezione che genera per Giannini un effetto a catena sull'11 iniziale per via di fuoriquota. Partono bene gli ospiti, che cercano le vie del gol già al quarto, con un colpo di testa a botta sicura di Gridelli, che però non inquadra la porta. Al sesto ci prova Fulvi da lontano, ma la conclusione è alta. Al nono Giancarli di testa serve Ridolfi, che con una bella girata per poco non trova il secondo palo. Al decimo ci prova Mosca da posizione un po' defilata, ma il tiro è da dimenticare. Al dodicesimo alta tegola per Giannini, che perde Andrea Tuzzi per infortunio. Al suo posto Di Marco, cambio che vedremo si rivelerà pesante nell'economia della partita. Minuto 19 e Giancarli di testa cerca la via del gol, ma non riesce ad indirizzare verso la porta di Colella. Dopo 20 minuti del primo tempo si vede il Pucetta con Ricardinho su punizione, ma il suo tiro dalla distanza sorvola la porta di Angelozzi. Alla mezz'ora Ricardinho riceve in aria da Conceição, ma perde l'attimo per battere a rete con Gridelli che riesce a liberare. Al 33esimo Fall recupera palla su Bucrais, scambia con Giancarli e conclude, ma il pallone sfila sul fondo. Al 40esimo Bernabale cerca Gloria da lontano, ma il tiro scende troppo tardi e la sfera supera la traversa. Ricardinho cerca la porta da lontano, ma il suo sinistro fulmina a fine primo tempo sibila non lontano dal primo palo e termina sul muro dietro la porta. Nella ripresa, dopo appena 44 secondi, Di Marco beffa con un colpo di testa Angelozzi, che lo scavalca imparabilmente. Quarto centro stagionale per il vice capitano gialloblu. Il Montorio si getta in avanti alla ricerca del pari. Al 13esimo duplice episodio dubbio in area del Pucetta, con Castellani protagonista. Queste le immagini, giudicate voi. Al 21esimo Ridolfi di testa non riesce a girare a rete un bel cross proveniente dalla sinistra. Un minuto dopo Fulvi ci abbatta un tiro che Colella raccoglie senza problemi. Nel giro di 60 secondi il Montorio ci prova in 2 occasioni dalla distanza, prima con Chiacchiarelli e poi con Disante, ma in entrambi i casi Colella accompagna con lo sguardo la palla sul fondo. Al 33esimo Giancarli dalla destra trova Chiacchiarelli, tutto solo al limite dell'area. Il numero 10 giallo-nero con un rasoterra chirurgico ristabilisce la parità, 1-1. 2 minuti dopo ancora Chiacchiarelli su punizione, cerca l'incrocio, ma Colella para senza particolari patemi. Al 39esimo il Pucetta sigla il 2-1 con un gran colpo di testa di Conceição, ma il primo assistente di Di Caro segnala offside, un fuorigioco piuttosto dubbio, viste anche le immagini della seconda telecamera che vi mostriamo. Ad 1 minuto da termine Chiacchiarelli spalla la porta, serve Fulvi, ma il destro dell'esterno sinistro trova Colella pronto a parare a terra. In pieno recupero, in contropiede, Fulvi fallisce l'occasione del 2-1, con il pallone che si spegne sul fondo. Al terzo di recupero Ricardinho conclude dai 25 metri, ma Angelozzi è bravissimo a negare la gioia del 15° gol stagionale per il trequartista brasiliano. Maceroni su Chiacchiarelli ferma così sul nascere una potenziale occasione per gli ospiti. Un cartellino giallo prezioso poco prima del triplice fischio finale. Ora spazio alle interviste dei due tecnici. Mister, 1-1 contro il Montorio, un gol annullato, comunque prestazione gagliarda nonostante le defezioni ad inizio gara che le hanno condizionato lo schieramento dell'11. Sì, a parte i primi 10 minuti, quarto d'ora, abbiamo sofferto tanto. Poi abbiamo preso le misure, è una squadra forte che secondo me adesso una di quelle che può aspirare a vincere anche i playoff, e abbiamo messi sotto, gol regolare secondo me, abbiamo fatto una grande partita, gagliarda, un po' il motivo di tutto il girone di ritorno, è un peccato, dai. Così, abbiamo fatto di tutto per vincerla questa partita, sinceramente strameritavamo di vincere perché abbiamo dominato dall'inizio alla fine, peccato quel gol preso a freddo all'inizio del secondo tempo. Poi comunque abbiamo trovato una squadra che non, assolutamente se l'è giocata la morte, cioè loro sull'1 1-0 perdevano tempo, un atteggiamento che non ho capito sinceramente. Io posso capire che ti giochi la partita, ma in maniera così plateale, non lo so, però va benissimo, tanto va bene così. Onore al Pucetta e noi andiamo avanti, siamo sulla buona strada, sono contento perché la prestazione di oggi è stata veramente, come dire, mi lascia tranquillo per il futuro.